Barone Vassallo, siamo al 23 giugno 2024, buonasera a tutti. Una giornata partita con tante nubi, un po' di pioggia e anche un po' di fresco questa mattina, cosa alquanto strana per essere ormai quasi luglio. Comunque, andiamo avanti. C'è una bella notizia, ma una bella notizia. Quando è che diventa assecondabile? Quando è che diventa reale? Quando gli stessi fautori del contrario ammettono il fallimento. Ieri sera, tra i siti che ti consiglia Facebook, mi hanno rimandato, sembrerà strano, ma molto spesso me lo fanno, su un sito che parla di auto elettriche. E questo articolo potete proprio trovarlo in un sito di persone che amano le auto elettriche. Nubi sul mondo delle auto elettriche. Vendite che non soddisfano le aspettative. Difficoltà relative alla catena di approvvigionamento. Problemi di sicurezza. Sono queste le cause alla base di una vera e propria moria, attenzione, delle case automobilistiche statunitensi produttrici di auto elettriche, tra le quali l'ultima in ordine di tempo, come riporta il Sole 24 Ore, la californiana Fisker. Attenzione che anche in Europa molte case hanno tolto i fondi per l'investimento in auto elettriche. Il caso Fisker, nel dettaglio per quanto riguarda la società di Los Angeles, fondata nel 2016, mesi di prove di salvataggio sono andati a vuoto, così come gli ultimi disperati tentativi di mettere sul mercato i SUV Ocean, in stock a prezzo ribassato. L'azienda ha dunque presentato lo scorso 17 giugno istanza di protezione dalla bancarotta, secondo quanto previsto dalla Chapter 11, allo scopo di vendere i propri beni e ristrutturare così il proprio debito dopo aver terminato velocemente le risorse finanziarie per la distribuzione negli Stati Uniti e nel territorio europeo. Fisker ha prodotto nel corso del 2023 10.193 unità del proprio SUV, una quota che non raggiunge nemmeno il 25% degli obiettivi prefissati, tutte auto elettriche. Di tale somma ne sono stati poi effettivamente venduti appena 4.929, ovvero hanno obbligato le concessionarie ad immatricolarli a chilometri zero e a tenerseli e a metterseli nel parchetto, diciamo così, per una quota di ricavi complessivi di 273 milioni di dollari, a fronte di una perdita pari tre volte tanto, 762 milioni di dollari. Se poi a febbraio 21 il titolo in borsa della casa automobilistica di Los Angeles aveva toccato quota 28 dollari e 50 ad azione per una capitalizzazione pari a 8 miliardi, da quel momento in poi esso è pian piano crollato fino ad arrivare al definitivo delisting. Non è insomma bastato il passato di progettista alla BMW, alla Aston Martin, come fondatore e designer Erich Fisker. Quest'ultimo aveva peraltro già affrontato nel 2023 un analogo fallimento con la Fisker Automotive, fondata nel 2007 insieme a Bernard Keller ed Anaheim della California meridionale. Dunque, aziende che sono fallite più e più volte vengono riportate in luce, come ad esempio è successo anche alla Tesla, che ha avuto 10 anni di negativo, e poi naturalmente tutto continua nel totale fallimento. Ma questo perché? Perché si sta sovvenzionando un qualcosa che le persone non vogliono, ma lo si sta sovvenzionando continuamente per far sì che prima o poi divenga obbligatorio per tutti.
Adesso immaginate soltanto questi mezzi Fisker come faranno con i ricambi. Comunque, anche Proterra era stata affossata ad agosto 2023 dalle contrazioni del mercato, come sottolineava TechCantech. Nonostante una certa floridezza di partenza, la società non ha retto il tentativo di espandere le sue attività e contemporaneamente a tutto questo erano poi state anche le difficoltà di vendere alle amministrazioni locali i propri bus elettrici a causa di lungaggini burocratiche e di budget pubblici che a loro volta erano limitati nel tempo. Nel giugno precedente, ad appellarsi a Chapter 11, ovvero la procedura di fallimento, era stata la Lordstown. Nella denuncia, come sottolinea l'agenzia Reuters, Lordstown aveva accusato Foxconn di condotta fraudolenta e di non aver mantenuto una serie di promesse rispetto a un accordo finalizzato a un investimento potenziale da 170 milioni di dollari nel produttore di veicoli elettrici. Scusate se sono un pochino lento nel leggere, ma purtroppo è una foto fatta al web ed è un pochino difficile da leggerla proprio ufficialmente. Comunque, anche le Fisker sono finite sotto la lente delle autorità statunitensi per questioni di sicurezza, come altre aziende nel settore dei veicoli elettrici, ha affermato la Fisker il 18 giugno. Abbiamo affrontato vari ostacoli di mercato e macroeconomici che hanno influenzato la nostra capacità di operare in modo efficiente. Dopo aver valutato tutte le opzioni della nostra attività, abbiamo deciso che procedere con la vendita dei nostri beni sotto l'obiettivo previsto e quindi abbiamo richiesto il Chapter 11. Allora, dunque, le ragioni sono state queste. Queste società di vendita di auto elettriche al pubblico classico non vendono. Alle aziende intese come loro concessionarie obbligano uno stock di veicoli da comprare ognuno e quindi qualcosa la ammollano, che poi magari rimane a fare le radici in un magazzino o in un prato, è la stessa cosa. E allora si buttano sulle aziende pubbliche. Le aziende pubbliche, però, dovendo rispondere a una molteplicità di persone su eventuali guai, danni causati dagli incendi, da tantissimi altri problemi che hanno le vetture elettriche, piano piano mettono su delle leggi cui queste case non possono, non riescono a scavalcare l'ostacolo. Quindi, una dopo l'altra, falliranno tutte. Tutto questo è soltanto una cosa positiva, perché l'auto elettrica deve fallire. L'auto elettrica probabilmente non fallirà in Europa soltanto per una ragione di obbligatorietà. Finché esisterà l'Europa, intesa come comunità europea. Quando l'Europa crollerà, perché l'Europa crollerà, tutto questo tornerà a riportare tutto alla normalità, la normalità di quello che è stato fino ad oggi il motore endotermico, la migliore opera dell'uomo fatta in questo secolo. Ditemi cosa ne pensate. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.